In collegamento con Telestense, Ada Nifosì, una docente di storia antica italiana, anzi diciamolo pure emiliana, ma con legami anche con Veneto e Sicilia. Ada da alcuni anni vive nel Regno Unito, esattamente a Canterbury, dove insegna all'Università del Kent. Intanto Ada, benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Allora, parliamo intanto della situazione che ti riguarda da vicino. Docente da alcuni anni, conosciamoti un attimo, ecco, da quanto tempo sei in Inghilterra e che cosa fai esattamente? Allora, sono in Inghilterra già da 9 anni, quasi 10, quindi un bel po' di tempo. Sono una docente di storia antica e sono specializzata soprattutto in egittologia, anche se insegno anche altre materie, greco antico, latino. E quindi insomma, diciamo che venendo qua ho coronato il mio sogno perché faccio esattamente quello per cui ho studiato. Però chiaramente ultimamente non sono molto contenta della mia vita qua, non per colpa dell'Inghilterra né della Brexit, ma per qualcosa che nessuno si aspettava, quindi e che ovviamente interessa tutto il mondo essendo una pandemia ormai. Quindi diciamo che ecco, a parte questo sono molto contenta, ecco. Allora, noi abbiamo percepito in Italia, dalle informazioni che abbiamo, che diciamo che l'Inghilterra e il Regno Unito in generale ha percepito un po' in ritardo la gravità e soltanto adesso sembra che voglia correre un po' ai ripari. La tua vita quotidiana e anche lavorativa è già cambiata? Quali accorgimenti state portando avanti? Sì, è cambiata, non grazie al governo, grazie alla mia università, che si è mossa in maniera molto tempestiva per tenerci al sicuro e quindi insomma diciamo che ci hanno permesso di lavorare da casa, di insegnare da casa e anche dire agli studenti state a casa, state tranquilli, non c'è bisogno che andiate in biblioteca. Insomma ci sono stati degli accorgimenti molto tempestivi, però se devo commentare sul governo, diciamo che il governo tuttora non si sta muovendo in modo adeguato perché chiaramente non stanno facendo delle misure restrittive come in Italia. Qui abbiamo meno casi e meno morti al momento, però dovrebbero cercare di limitare, insomma, gente che va fuori, che va in discoteca. Questo non sta cambiando al momento, quindi ognuno, diciamo che tutto è lasciato un po' al buon senso delle persone, quindi. Ecco, ma la vita di tutti i giorni, noi vediamo dall'Italia spesso Londra, ma già Canterbury è una città che compare meno da questo punto di vista. La vita a Canterbury com'è cambiata? Ma la vita, sai, a questo non so dirlo esattamente perché è da almeno 5-6 giorni che sono in casa, quindi posso dire che da quello che vedo, dagli amici che sento, siamo divisi esattamente in due gruppi di popolazione, cioè quelli che sono in casa, e moltissimi dei miei studenti sono a casa, come tutti i miei colleghi, e quelli che invece continuano la propria vita come se non stesse succedendo assolutamente niente, e insomma escono, vanno al ristorante, quindi non è cambiato moltissimo. Ci sono dei pub, dei ristoranti che adesso non funzionano più in modo regolare, danno cibo e birra da asporto, quindi ti puoi prendere la tua pinta e portartela a casa, che questo secondo me tiene gli inglesi abbastanza tranquilli, quindi, ma anche non, i non inglesi. Però insomma diciamo che a parte questo non è cambiato molto, ecco, diciamo che è tutto abbastanza sereno cioè, l'unica cosa che è cambiata, ecco, a dire il vero, questo è cambiato molto, sono i supermercati, perché la gente sta comprando un sacco di cibo in scatola, non si trova pasta da 2 settimane e soprattutto sono fissati tutti con la carta igienica, non si capisce perché, ma comprano dei quintali di carta igienica. Addirittura c'è stata una rissa ieri in centro a Canterbury, hanno dovuto chiamare la polizia perché si contendevano l'ultimo pacco di carta igienica, quindi queste sono scene assurde. Ecco. Ada, per finire, una domanda invece più personale. Questa situazione ti ha bloccato eventuali viaggi in Italia, eventuali contatti di rientro che non so se avevi in programma in questo periodo? Beh, ha bloccato tante cose a livello personale, chiaramente, perché avevo pensato comunque di venire in Italia poco prima di Pasqua o poco dopo.
Avevo anche un invito a un matrimonio e chissà, non ho sentito più niente, non so cosa succederà. Insomma, da un punto di vista professionale, sì, ci saranno sicuramente dei grossi cambiamenti perché ci sono convegni verso l'estate, ne stavo organizzando uno anch'io, quindi non, insomma, è tutto molto così, non sappiamo esattamente cosa succederà, quindi ci adattiamo. Però molto, la cosa positiva è che la gran parte di noi si sta adattando all'online molto velocemente, quindi chiaramente a livello personale è disastroso, ma a livello professionale no, un po' molto meno, ecco.